Castoro, apertura sulla destra per Stefanini, prende il pallone picco senza problemi. Ancora Controne, Valentino, picco. Giorgi cross in area, ma ancora in campo con il Fiorentino. Armento, Stefanini, anticipato la mancarella, Caporale, Caporale, contrasto, non è appoggiato al portiere. Pallone Fati, Coppa Cannito, Carvino cerca di mettere palla a terra, quindi Fiorentino per Anglani, Palmisano per De Giorgi, bella azione del Nardò sulla destra, De Giorgi, Corvino, Chiefeschi. Jeseski a centrocampo, Papi fuori, al laterale. Parte il fallo laterale Armento per Castoro, poi c'è il recupero di Montrone. Pallone scomodo, in effetti scomodo per Picco che svirgola fortunatamente fuori dallo specchio della porta, calcio d'angolo per l'Altamura, ma qui c'è stato un passaggio indietro abbastanza improvvisato e difficoltoso per Picco, calcio d'angolo per l'Altamura. Ricordiamo il risultato di 0-0, minuto 44esimo, sta per scadere il primo tempo. Alla bandierina Armento. C'è di tutto nell'area del Nardò. Attenzione, palla che spiove, ma l'arbitro ha visto un fallo in attacco. Punizione per il Nardò, si gioca l'ultimo minuto del primo tempo, 0-0 il risultato. C'è in avanti a cercare Palmisano, Palmisano. Scatta il giallo per Cavaliere. Thank you.
pallino, ma finisce fuori. È fuori il pallino. Avanza, bravo Papi, Fiorentino, ancora Papi, Corvino, Bertozzi, anticipato, sarebbe il fuorigioco, non lo fischia l'arbitro, Aloisio, controlla il pallone Aloisio, aspetta Castoro, attenzione, sale anche Armento sulla destra, Armento si accentra, prova ancora Castoro, ma Montrone e poi Caporale allontanano per il Nardoma, l'Altamura riprende con Aloisio Papi, bravissimo questo ragazzo, per De Giorgi, lungo per Pozzi, De Benedetto di testa, poi Cannito dal disimpegno, Cannito tocca al Misano, pallone. Giorgi lascia scorrere, rimessa per il Nardò, a Piepicco, per Fiorentino, apre per Mancarella o per Caporale, ma intromette Armento, poi c'è Montrone che controlla, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce il primo tempo, Nardò Altamura, 0-0, un bel Nardò che ha sfiorato più volte il gol con Papi, con Corvino, ma è mancata la fortuna, c'è stato anche un palo. L'Altamura ha retto bene, ha risposto anche con dei veloci contropiede. E una squadra sicuramente veloce, pericolosa, partita apertissima, ma il Nardò ancora può giocarsi alla fine del fondo. Finisce il primo tempo 0-0.